Amici di Telepatti Web TV, ci troviamo sulla spiaggia di Patti Marina per documentare una triste esperienza vissuta da dei ragazzini e anche dai bagnanti sulla nostra spiaggia. Siamo con Giovanni che ci racconterà appunto questo triste episodio. Buongiorno a tutti, scusate anticipatamente se commetterò qualche errore, ma l'emozione potrebbe giocare brutti scherzi. È soltanto per raccontarvi un'esperienza vissuta l'altro giorno, esattamente 2 giorni fa, quando su questa bellissima spiaggia di Patti, frequentata ancora da tanti bagnanti e da tanti bambini, un gabbiano storico di quest'area, perché tante volte chi viene qui al mare lo vedeva su questi bellissimi scogli, ha chiesto improvvisamente aiuto perché si è visto accovacciato dentro l'acqua e piano piano, in un paio d'ore, ha raggiunto praticamente la spiaggia. Giunto in spiaggia si è accovacciato lì e boccheggiando si è rivolto verso proprio i bambini e i bagnanti quasi a chiedere aiuto. E allora da lì è cominciata questa storia bellissima. I bambini si sono attivati col passaparola tra di loro, hanno chiamato i genitori e i genitori sensibilizzati si sono attivati cercando di capire chi poteva essere chiamato e sollecitato per aiutare questo gabbiano, di cui forse non importa niente a nessuno, ma ai bambini evidentemente interessava veramente tanto poterlo salvare. E i primi ad essere chiamati sono stati dei veterinari che hanno risposto privati, che hanno risposto di non poter intervenire in quanto, essendo un animale selvatico, doveva essere soccorso sul territorio demaniale esclusivamente dagli organi di Stato, vale a dire dalla Capitaneria di Porto o dalla Guardia Costiera. Allora, abbiamo attivato subito la chiamata alla LIPU, ma essendo tardi ci hanno sollecitato di chiamare proprio la Guardia Costiera, poiché la sede di Villafranca non poteva intervenire. Da lì la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto di Milazzo è stata allertata dicendo che avrebbe al più presto mandato una goletta o qualcuno a soccorrere questo gabbiano, comunque perché il gabbiano potesse poi raggiungere un centro specializzato per le eventuali cure. Ma anche lì purtroppo la storia è stata triste perché non è mai arrivato nessuno e la cosa più triste è stata quella di vedere questi bambini col volto rivolto all'area di Milazzo nella speranza che potesse arrivare un'imbarcazione della Guardia Costiera e che la Guardia Costiera appunto facesse il proprio dovere e come detto e come annunciato prelevasse il gabbiano. E non finita qui, abbiamo aspettato fino alle 8:30 cercando anche di capire come mai, ma quella sera non è arrivato nessuno. E quindi poi abbiamo fatto il passaggio successivo, è stato quello di contattare il comune di Patti, la polizia locale di Patti, che ovviamente a quell'ora, per la carenza di organico che ha, non ha risposto a nessuna chiamata, e finché poi qualcuno è riuscito a dirci che erano stati in qualche modo contattati e che la mattina dopo sarebbero arrivati a soccorrere il gabbiano. Ma purtroppo è chiaro che il gabbiano nella notte è spirato, è morto e il giorno dopo, vale a dire ieri, abbiamo nuovamente avviato la catena perché questi bambini che hanno visto il gabbiano morto avrebbero perlomeno sperato che qualcuno venisse a prendere il gabbiano e gli desse una degna sepoltura. Ma così non è stato. Così non è stato perché anche nella giornata di ieri io mi sono recato presso la sede, la delegazione della Guardia Costiera qui alla Villa Pisani, ricevendo chiaramente indicazioni sul fatto che dovevano ricevere un ordine dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per poter intervenire. Quindi questo giro burocratico ha ripreso a funzionare malamente, come è tipico del nostro Stato, della nostra burocrazia. E quindi abbiamo aspettato di chiamare nuovamente la Guardia Costiera, abbiamo aspettato nuovamente di ricevere notizie dalla Polizia Locale che ha a quel punto preso nota di quanto accaduto, dicendo che qualcuno avrebbe provveduto. Ma anche nella giornata di ieri non è arrivato nessuno. Il gabbiano è rimasto morto, giacente qui su questa spiaggia. E i bambini purtroppo hanno dovuto vedere per tutta la giornata questo triste spettacolo. E solo stamattina il mare, che ieri è stato un po' agitato, ha pensato bene di fare pulizia di quanto accaduto. Ma questa pulizia, permettetemi di dire, non dà giustizia dell'immagine che gli organi di Stato hanno dato a questi bambini. Questi bambini sono rimasti profondamente toccati da quanto accaduto e la cosa che io ho chiesto alla delegazione della Guardia Costiera di Patti era quella di presentarsi in divisa su questa spiaggia per dare dimostrazione che lo Stato c'è, lo Stato può dare con i suoi organi, con i suoi apparati delle risposte e che se qualcosa era andato storto non si sarebbe più verificato, per dare un po' di speranza, un po' di fiducia
un'educazione civica diversa a questi ragazzi che fiduciosi speravano che questi apparati funzionassero e funzionassero bene. Ecco, questo messaggio purtroppo non è arrivato e vorrei che arrivasse, ed è per questo che abbiamo allertato anche voi affinché possiate divulgare questa notizia, ripeto, solo di un gabbiano, ma forse dietro la storia di un gabbiano ci sta dell'altro. Grazie a tutti.